Cosa ti sta succedendo? No! Ti prego! No! Generale. Ammirevole. Combatti come una fanciulla. Ah, come una fanciulla, eh? A quanto pare sei stato battuto da una fanciulla. Allora ti arrendi? Mi arrendo. Sei un buon avversario. Sì, però ho perso. Non c'è vergogna a perdere contro il migliore. Che arrogante bastardo. L'arroganza non è un male in sé, sempre che si accompagni al talento. Cose che possiedi entrambe, Ario. Ho notato la mia influenza in ogni tuo movimento ed è per questo che ti nomino come mio nuovo capitano. Sta dicendo? Sì, ti promuovo, amico mio. Grazie, generale. Mascalzone! Allora è vero! Avevi detto che era solo una chiacchiera. Se tutti nascessimo comandanti non ci sarebbero soldati. Non sei d'accordo, Orazio? Mi sono persa lo scontro? Purtroppo sì, amor mio. Chi ha vinto? Ma io, naturalmente. Beh, avanti, dalle la bella notizia. Una bella notizia? Di che si tratta? Sono stato appena promosso capitano. Congratulazioni. Grazie. Adesso basta, piccioncini. Non è ancora la vostra notte di nozze. Perdonami, Orazio. Non intendevo offendere la tua pudica sensibilità. Pudico io? Allora non mi conosci affatto. Quindi siete promessi sposi? Sì. In qualità di testimone posso solo dire che lei dovrebbe sposare me. Avete fame? Mia madre vi invita tutti alla festa per il nostro fidanzamento. Ringraziala da parte mia. Non mancherò. A più tardi, Orazio. Generale.
Tante salute. Pomposo aristocratico. Orazio! È solo geloso. Ma per favore, io geloso di quell'asino in divisa dal generale. Ha solo avuto la fortuna di nascere nella famiglia giusta. Io non capisco la tua devozione per quell'uomo. Quante volte dobbiamo discuterne ancora? A quanto pare il necessario, finché non sentirete ragioni. Ed esattamente cosa c'è di necessario nella conquista di un villaggio pacifico? Se vi serve un motivo per attaccare Aon, io posso darvene migliaia. O milioni. L'oro delle miniere. È questo il tuo motivo? Sì, ma certo. Ne trovano ogni giorno di più e quella gente sta diventando ogni giorno più ricca. Mentre noi Noi cosa? Moriamo di fame. Non hai abbastanza cibo sulla tua tavola. A differenza vostra, maestà, io so cosa significhi essere povero. E se non ci espanderemo, finiremo di nuovo in povertà. Nikos, non ho intenzione di attaccare un villaggio e rovesciarne i reggenti solo per ottenerne le ricchezze e rivendicare cose che non abbiamo nessun diritto di avere. Quell'oro appartiene a chiunque abbia la forza e la volontà di prenderselo. A te. A noi. Dobbiamo agire ora che ne abbiamo il potere. Il potere che abbiamo deriva dal rispetto che il popolo ha per noi. E questo ci basta. Così rischieremmo di perdere tutto. E per cosa? Per la tua avidità? Chi sei tu per parlarmi di avidità mentre te ne stai seduta qui nel tuo palazzo? Chi sei tu per rivolgerti così alla regina? Perdonate la mia insolenza, maestà. Questo incontro è finito. E ora vattene! Con piacere. Vi ho interrotto? Cugino! Che piacere! Iona, mia cara, porta un piatto. Non ti disturbare, Iona. Grazie. Erasmo, questa sera cenerò con il re e la regina. Ma certo, non vorrei consumare il tuo pasto con gente comune come noi. C'è una novità che volevo comunicarvi. Teodora non sarà incinta, per caso? Timaco! Certo che no. Sono stato nominato capitano dell'armata del re. Congratulazioni. Grazie. Sono fiero di te. Sai, all'esercito farebbe comodo un uomo con le tue qualità. Solo se mi punti una spada alla gola. Io sono felice così. Non è magnifica. Oscurata solo dalla tua bellezza. Ario, dimmi. Tu attendi con ansia il matrimonio? Sono mesi che non penso ad altro. Perché mi fai questa domanda? Beh, so che agli uomini piace molto essere liberi. E chi ti ha detto una cosa simile, Orazio? Può essere. Lui non può certo essere considerato un esperto in amore. E cosa farebbe di te un esperto? Che ti ho amata dal giorno che ti ho vista. Tanti anni fa. E che gli dèi mi hanno benedetto. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Il giorno in cui ci saremmo ripresi il nostro potere e reclamato il nostro regno. Re Demetrio un debole e la nostra gente è in preda alla disperazione. Se lui rifiuta di prendere provvedimenti, spetterà a noi prendere in mano il nostro stesso destino. Dobbiamo restare uniti per riprenderci ciò che è nostro di diritto. Oggi gli mostreremo la nostra forza
E io guiderò la città di Enos verso il futuro. Ricordate, è necessario distruggere prima di poter ricostruire. La pietà è per i deboli. Fratelli, armatevi! Questo è il vostro destino! Ci stanno attaccando. Devo trovare Orazio e gli altri. Devo capire chi sono. Voglio venire con te. No. Ho paura. È troppo pericoloso. Resta con la tua famiglia. Fa attenzione. Tornerò molto presto. Se per qualche motivo non ce la facessi, ti prego, fuggi. Va da mio cugino Timaco, lui ti aiuterà. Non lo so, figlia mia. Voi due, scappate! Scappate! Nascondetevi, presto! Corri! Corri! Che significa? Sei sollevato dai tuoi poteri. Questo è inaudito! Io non lo permetterò mai! No. Ovviamente no. Demetrio! Demetrio! Il popolo non ti rispetterà mai come guida! Non voglio che mi rispettino. Vivranno sotto le mie leggi o moriranno. Allora io ho già scelto. Demetrio! Soldati di Nikos, sei ancora convinto che il tuo mentore sia un uomo d'onore? Ci deve essere una spiegazione. Allora andiamo a scoprirla. Taglia le teste ed esponile davanti alla porta della città. Papà!
principessa. Al di là delle montagne, nella città di Sagev. Continua. Si vocifera che ci viva un uomo di nome Ercole. Ercole. Ancora con Ercole. Ario, quelle sono solo storie per bambini. C'è qualcuno che lo ha visto. Qualcuno che non sia il generale Nikos. Ascolta, Ercole è famoso per aiutare chiunque glielo chieda. Ha la forza di almeno 25 uomini. Forse potremmo convincerlo a unirsi alla nostra causa. Oh, Timaco, sono io. Pace, fratelli. Ci sono novità dal palazzo. Ci sono, ma non ti farà piacere ascoltarle. Il re e la regina. Sono vivi? Purtroppo no. Il re è morto per mano di Nikos. E la regina si è tolta la vita. Tradimento. Hanno esposto le teste su delle picche alle porte della città. La principessa? È viva. È al sicuro? Direi di no, cugino. L'ha presa Nikos, la tiene prigioniera. D'accordo, io vado a liberarla, con o senza di voi. Io non te lo permetterò. Se sarai ucciso, come potrai aiutare Teodora? Va bene. Allora andremo a Sagev. E troveremo Ercole. Io vengo con voi. No, Timaco. Resta con la tua famiglia. Raduna quanti più uomini riesci. Guida la resistenza. Mantieni la speranza viva tra la gente. Siamo con te, cugino. Buona fortuna a tutti. Anche a te. Ne avremo bisogno. Popolo di Enos! Io sono il nuovo re! Dov'è Ario Dudunacus? Consegnatemelo e sarete ricompensati generosamente. Se non lo farete, sarete tutti puniti con la morte. E vi assicuro che sono un uomo di parola. Generale! Signore! Vostra Altezza. Perdonatemi, Vostra Altezza. Io ho visto colui che cercate. Ario ha lasciato la città insieme ad altri uomini, all'alba. Ario! Vieni fuori o verserò il sangue di quest'uomo senza alcuna pietà! Il vostro eroe vi ha abbandonato. Ricordate questo giorno! Ricordate il destino di quest'uomo! Non sfidatemi mai più. Difficile credere che un semidio possa vivere qui. È qui. Me lo sento. Deve essere qui. Da dove vogliamo cominciare? Signori? Per tutti gli dèi. Dubito seriamente che ci siano dei qui dentro. Forse neanche semidei. Quello però sembra una bestia. Chiedi a lui. Magari è lui il semidio che stai cercando.
Cerchiamo un uomo di nome Ercole. E voi chi sareste? Sono qui. Chi viene a trovarti? Sono Ario Dudunacus, vengo da Enos. Cerco un uomo di nome Ercole. Darò una ricca ricompensa a chiunque di voi lo conosca. C'è nessuno qui che si chiami Ercole? Io sono Ercole! No, sono io il vero Ercole! Tu? Ma certo, si vede! Sono io il vero Ercole! Ora dammi la ricompensa! Hai trovato la tua armata. Spero che le tue tasche si possano permettere tutti questi semidei. Silenzio, idioti! Non è giusto! O bevete o ve ne andate. Arrivederci, Ercole! È stato un piacere. Eccola qui, Altezza. È stata lavata come avete ordinato. Lasciaci soli. Sì, Vostra Altezza. Scusa se ti ho portata qui. Non è il posto per una regina. Non ti farò del male. Mai più! Non farlo mai più. Dovresti saperlo che non si sfida un re. Tu non sei il mio re. Ti sbagli di grosso. Solo perché mi respingi non vuol dire che non mi prenderò ciò che voglio. Sarai punito per quello che hai fatto, Nikos. Che gli dèi siano testimoni. Gli dèi non hanno nessun potere su di me. Si vendicheranno, invece. E per mano di Ario, lui metterà fine a tutto questo e ucciderà te. E dov'è il tuo Ario adesso? Dov'è il tuo Ario? Dov'è il tuo Ario? Io sono certa che lui tornerà. Sì, lui tornerà, ma non per salvare te o il suo villaggio, e neanche per uccidere me. Lui tornerà per prostrarsi ai miei piedi. Si prostrerà ai miei piedi e io avrò la sua testa. Quella squadrina mi ha rubato i soldi. Ti ha vista, lurida meretrice. Tornerò domani. Non tornare finché non potrai saldare il tuo debito, brutto cagnaccio ubriaco. Dammi la mano, amico. Lasciatemi in pace. Sei ubriaco? Direi di sì. E ora lasciami in pace, prima che...
Affascinante. Portami da Ercole e salderò il tuo debito alla locanda. Sono io, Ercole, frutto del seme di Zeus. E ora dammi i soldi. Ario, quest'uomo è uno schifoso ubriacone. L'intera città è schifosa. Vieni, troviamo un posto per dormire. E domani ce ne andremo da qui. Dobbiamo trovare Ercole per sconfiggere Nikos. Troveremo un altro modo, fratello. Andiamo. Io sono Ercole. Io sono Ercole. Sono io Ercole. Sono io Ercole. Certo che lo sei, amico. Fatti una dormita, Ercole. Sai, Teodora, ti ho fatto un favore. Ario non diventerà mai potente quanto me. Col tempo ti plasmerò ed imparerai ad amarmi. Ho detto di non disturbarmi. Sappiamo dove sono Ario e i suoi uomini. Sono andati a Sagev. Manda subito una guarnigione. Sì, maestà. Sta tranquilla. Imparerai ad amarmi. Tu non sai niente dell'amore. Io so tutto dell'amore. Tutto ciò che faccio, tutto ciò che ho fatto è stato per amore. Tu non me ne credi capace. Ma c'è stato un tempo in cui ho molto amato. Ma lei scelse un altro. E io l'ho uccisi. Amo profondamente. Com'è andata alle miniere? È un lavoro tremendo anche nelle migliori condizioni, ma con gli uomini di Nikos è peggio. Ci privano anche dell'acqua. Cosa? Che cos'è? Stanno ancora cercando Ario. Sono le urla degli uomini che torturano per avere informazioni. Non c'è niente che tu possa fare. Che cosa vuoi che faccia? Se li aiutassi, torturerebbero anche me. E se il piano di tuo cugino non funzionasse? Se questo Ercole fosse davvero quello che dice Orazio? Un mito. Non possiamo vivere in queste condizioni. Nostro figlio non può crescere sotto un tiranno. Non lo farà. I traditori di Enos sono lì dentro. Vieni. In strada i traditori. Ah! Ah! Ah!
Voi servite l'uomo sbagliato. Il generale Nikos non porterà niente di buono. Silenzio! Gli dei sono contro di voi oggi. Per il crimine di tradimento. Il generale Nikos, ora re di Enos, ha stabilito la sentenza di morte. Avete tradito la vostra patria. E per questo morirete! Estraete le armi! No! Sono Ercole. Io sono Ario. Lui è Orazio. Che cosa sapete del generale Nikos? Ah, sì, Nikos. È quello con cui ce l'abbiamo noi. O che ce l'ha con noi, dipende dal punto di vista. Ti ha addestrato lui? È questo che vi ha detto? Allora è vero, lo conosci. Diciamo solo che ho molti più motivi di voi per ucciderlo. Quindi ci aiuterai? Vostra Altezza, mi hanno ordinato di farvi mangiare per gli dèi. Vostra Altezza! Ehi, che sta succedendo là dentro? Sto entrando! Teodoro. Ario mi ha detto di venire qui in caso di bisogno. Vi prego, aiutatemi. Presto, entrate. Timaco! Timaco! Principessa, grazie agli dèi siete scappata. Che è successo? Dov'è Ario? Ho bisogno di lui. È andato a Sagev. Perché? Per cercare Ercole. Qui siete al sicuro. Ario tornerà presto.
Allora, Ercole, per quale motivo hai deciso di salvarci? Ho le mie ragioni. Nessuno mi chiedeva aiuto da tempo. È vero quello che dicono? E cosa dicono? Che tu sei il figlio di Zeus. Se lo sono, ha deciso di condannarmi all'Ade. L'ubriacone che abbiamo conosciuto alla taverna è tornato. Hai visto cosa ha fatto ai soldati di Nikos? Di che cosa è capace? Certo. Senza eccessi di vino, per qualche ora è stato persino capace di rimanere in posizione eretta. Non ho idea di cosa gli sia accaduto. Ma l'uomo che è stato è ancora lì e aspetta solo di uscire. Mi rende davvero molto nervoso. Ario! Cugino! Orazio! Che cosa ci fai tu qui? La principessa è scappata. Ma vi porto brutte notizie. Nikos sa dove siete andati. Vi ha mandato a cercare. Vuole le vostre teste. Se è per questo ci ha già trovati una volta, siamo stati traditi. Non giudicare quella povera gente, Orazio. Non sai quello che sta passando. Tortura, schiavitù. Nikos è un tiranno. E dov'è Teodora? Al sicuro per ora, ma lui la troverà. Nikos cadrà molto presto, te lo prometto. Abbiamo trovato Ercole. La leggenda è vera. Non riponete tutte le vostre speranze su di me. Sta tranquillo. È proprio lui, ne sono certo. Spero che tu abbia ragione. Timaco, devi tornare indietro. Non permettere a Nikos di trovare Teodora. Senza di lei non avremo mai l'appoggio del popolo. E tu? Io ho un piano. Domani, Nikos morirà. Che gli dèi siano con te. Con tutti voi. Buona fortuna. Buona fortuna anche a te, Timaco. Spero di vedervi presto, fratelli. Ya! Forza! Si torna a Enos! Speriamo si riprenda presto. Guarda com'è ridotto. Voglio sapere dove è Ario. Ario, dobbiamo fare qualcosa. Orazio. Perché non provi a bere un po' di questa? Che cos'è? Acqua. Non devo farmi il bagno. Ercole, perché affoghi la tua mente nel vino? Che te ne importa? Vorrei solo capire cosa ti è accaduto. La storia che ho sentito a Sagev è che tu sei impazzito e hai massacrato la tua famiglia!
Non devi nominare la mia famiglia! Basta chiacchiere! Non stanotte! Per affrontare una battaglia con lui, dobbiamo essere certi che sia affidabile! Ti sei scordato che saresti una macchia di sangue nella polvere se non fosse stato per me! Ercole! Ma certo che non l'ho scordato! E te ne sono riconoscente! Fermo! Se dobbiamo preoccuparci che tu finisca con l'ubriacarti fino all'incoscienza la prima occasione e metterci nei guai, allora è meglio che le nostre strade si dividano. Come preferisci. Lascialo andare, Ario! Ercole! No! Spero tu sia contento adesso. Credimi, è molto meglio non avere incognite. In questo modo affronteremo Nikos conoscendo esattamente le nostre forze. Che è successo? Vostra Altezza, guardate cosa mi ha fatto. Mi ha aggredito. Tu l'hai lasciata scappare. Nessuno può toccarla a parte me, sono stato chiaro? Sì, sì, Vostra Altezza. Andate. Vieni, mia cara. Siediti. Adesso ti slego. Ma tu devi permettermi di fare la brava. Ho una proposta per te. No. Non sai neanche cosa stavo per dire. La risposta è ancora no. So che tieni molto alla tua gente. Volevo darti l'opportunità di mettere fine alle loro sofferenze. E da quando ti preoccupi delle sofferenze della gente? Tu credi che tuo padre fosse un grande monarca, vero? Trattava il popolo con equità. Tuo padre ha portato Enos alla rovina. Guardati intorno. Il castello sta cadendo a pezzi. Le scorte di cibo scarseggiano. Se avessimo continuato così, saremmo morti tutti di fame. E tu sei migliore? Sì, sono migliore. Con l'oro di Aon potremmo riportare questo luogo allo splendore di un tempo. Sarebbe meraviglioso. Diventeremo l'invidia di tutta la Grecia. E allora? Hai i tuoi soldati. Hai Aon. Prendi il tuo oro. La forza lavoro si è rivelata non collaborativa. La gente non vuole lavorare nelle tue miniere? Esatto. Ma se glielo chiedessi tu? E perché dovrei farlo? Io ti odio. Preferisco morire. Sirio! Porta la donna e il bambino! Uccidili! No, mio figlio, no! No, no, no! No! Mamma! No! Mamma! No! Mamma! No, mamma! No, mamma! Anche il bambino!
Adesso riportali dove li hai trovati. È questo che meritano i traditori. Che cosa hai fatto? Sei un mostro! Tu mi sposerai e come mia regina amata dal suo popolo, li piegherai ai miei voleri. Se non lo farai, farò uccidere una madre e un figlio per ogni giorno in cui persiste il tuo diniego. Ora la scelta è tua! Basta uccidere. Accetto. Sei leale verso il tuo popolo. Adesso dimmi che mi ami. Dillo. Io ti amo. La porta è aperta. Erasmo. Dove siete? Iona. Erasmo. Erasmo. No! Oh Zeus, no! No! Sprechi il tuo tempo. Non sono venuto per convincerti a tornare. Perché ti eri unito alla nostra causa? Per Nikos. Che cosa ti ha fatto? Lui dice di essere il tuo maestro. Ovviamente è una bugia. È stato il mio maestro, ma non nel modo che intende. Ercole, se hai ancora un conto da regolare con Nikos, allora niente è cambiato. Noi andiamo a batterci contro di lui, e dovresti farlo anche tu. Non ha importanza, uccidere Nikos non cambierà le cose. Il passato non si può cambiare. Ma il futuro sì. Ercole, io ti vedo per ciò che sei davvero. Non sei un ubriacone e non sei finito. Sei un grande guerriero e sei un eroe. Quello che ti manca è un'opportunità. Allora fai tutto questo per me. Che bravo ragazzo. Faccio questo per la donna che amo. La mia famiglia. Vedi, questa è la differenza fra noi due. Io non ho più famiglia e uccidere Nikos non me la restituirà. Ti sbagli, Ercole. Quando mi hai salvato sei diventato parte della mia famiglia. Mio fratello.
Mi rattrista che tu non riesca a vederlo. Spero tu possa trovare quello che cerchi. Io non sto cercando niente. Forse è questo il problema. Dove sei stato? A cercare di riparare i tuoi danni. Come sempre, allora. Non avrei dovuto dire quello che ho detto. Sì, avresti dovuto. Avevi ragione sin dall'inizio. Un uomo forte non dovrebbe avere paura di affrontare le proprie debolezze. E tu pensi ancora che Ercole sia davvero un uomo così forte? Ho sperato che lo fosse. E tu, Orazio? Pensi di essere un uomo forte? Altro che se lo sono. Ercole. Allora andiamo a combattere. Imboscata! Restiamo uniti! Fratello, ti aiuto. Solo uno dei 12 soldati mandati a Sagiev è sopravvissuto. Ed è tornato recando la notizia che Ario Dudunacus è vivo. Ho detto che lo volevo morto. Le mie scuse. Dovete trovarlo! A qualsiasi costo! Come pensi di entrare in città? Sul lato orientale delle mura. La porta viene aperta 3 volte al giorno per corrieri e mercanti. Noi entreremo da lì senza farci riconoscere. Quante guardie ci saranno alla porta? 2. Forse 3, non di più. Sicuro? Sì. Io e Ario abbiamo servito come sentinelle alle porte da giovani. Vostra Maestà, le mie scuse. Come ti giustifichi? Hai fallito nell'incarico di uccidere Ario Dudunacus e per questo dovrai farti tagliare la testa.
Mi perdoni, ma non sono Ario e i suoi a preoccuparmi. C'è un uomo insieme a loro, maestà. È il più grande guerriero che abbia mai visto. Combatte come un dio. Come un dio? Dimmi di più. Beh, vostra maestà, sono quasi certo di averlo sentito chiamare Ercole. Ercole? Avevo già sentito parlare di lui. Mi hanno detto che è un semidio. Ti assicuro che è soltanto un uomo! Anche se estremamente forte. Ho combattuto al fianco di Ercole, ma sono certo che lo batterai, Sirio. Di sicuro torneranno qui a Enos. Sorvegliate Timaco, il cugino di Ario. Sì, signore. Lui ci porterà dal semidio. Che sei venuto a fare a Enos? Sono venuto qui per vendere le mie patate al mercato e per fare qualche soldo da spendere alla locanda in donne e vino. Apri il sacco. Sono soltanto patate. Ti sembra un uomo che mente? Oh! Le mie patate! Al ladro! Mi stanno derubando! Al ladro! Oh! La giustizia alla fine vince sempre. Visti. Servono tutti il generale Nikos. Sono andati da quella parte. Comunque, le mura del palazzo sono inespugnabili. Io dico di ritirarci, grazie. Trovare altri uomini e poi tornare. No, combattiamo. Combattere in cinque contro un esercito è pura follia. Forse dovrei cominciare a bere anch'io. Sì, dovresti. Forse ti aiuterebbe a trovare un po' di coraggio. È questa la tua scusa? Basta! Non c'è niente da discutere. E non c'è tempo! Ario ha ragione. Cosa c'è da discutere? Nikos ha ucciso la mia famiglia. Ho trovato i corpi insanguinati nei loro stessi letti. Io non avrò pace finché non vedrò la sua testa su una bicca. Ario! Stanno arrivando! Io sto cercando un uomo di nome Ercole! La battaglia è venuta da noi. Andiamo a spargere un po' di sangue. No! Non farlo! Hai un altro compito. Quanti uomini hai radunato? 30, forse 40. La sete per il sangue di Nico sta crescendo, come la mia! Mi dispiace per quello che ti è successo, ma la tua rabbia finirà per ucciderti. Io ho bisogno di te e anche questa gente. Ora vattene e raduna quanti più uomini puoi. Possono farcela, tu puoi farcela. Ribellatevi. Ci ribelleremo. Per supremo ordine di re Nikos! Io vi dichiaro miei prigionieri! Arrendetevi quindi! Adesso! O morirete! Che cosa facciamo? Hai detto che le mura del palazzo sono inespugnabili. Inespugnabili. Abbiamo appena trovato il modo di entrare. Non starei dicendo quello che penso che tu stia dicendo, vero? È così? È impazzito? Ercole! Ario Dudunacus e i vostri uomini! Vi consiglio di arrendervi! Subito! Io sono Ercole. Ho
Portateci da Nikos. Incatenateli! Il valoroso Ercole. E io che speravo di poterti uccidere in battaglia. Magari ne avrai l'occasione. Lo spero. Non è il vostro re! Non permettetegli di rubarvi la libertà! Ribellatevi! Siete in molti! Potete batterli! Ha ucciso il re e la regina! Dovete combatterlo! Unitevi! Ho detto silenzio! Vedete questo giocattolo? È tutto ciò che mi resta di mio figlio, Erasmo. È stato ucciso da Nikos insieme a mia moglie. Farà lo stesso con voi se non faremo niente. Ha ragione. Una volta ero anch'io così. Avevo paura. Paura di combattere, di mettere in pericolo la mia famiglia. Ma ascoltate! È esattamente ciò che accadrà se non farete niente. Ario ha ragione. I numeri sono a nostro favore. Noi siamo molti di più! Lo sai che Ercole e Ario sono stati portati via in catene? Non ci serve Ario e neanche Ercole. Noi siamo il popolo! Questa è casa nostra! Non permettete a Nikos di uccidere le vostre mogli e i vostri figli! Ma molti di noi verranno uccisi. Ne moriranno di più se non faremo niente. E quelli che non moriranno per la punta di una lancia moriranno di fatica nelle sue miniere! È arrivato il tempo di agire! Gli dei sono con noi! Ribelliamoci! Sì! Forza! Forza! In ginocchio! Mi spiace che debba finire così. Dovevi unirti a me. Da quando avevi in mente tutto questo? Non posso credere di essere stato così cieco. Slegami subito! Risolviamola da uomini! Sei uno stolto! Non fargli del male! Silenzio! Dobbiamo farlo! Per Eno! Sì, a me! Per le nostre famiglie! Anche a me. Per il nostro futuro! Sì. Rivolta! Basta! Rivolta! Andiamo! Rivolta! Andiamo! Rivolta! Seguiamoci, gente! Andiamo! Ercole, le nostre strade si sono divise molti anni fa. Io non parlo con i morti. Ma io sono vivo. Non per molto, Nikos. Lascialo stare! Avrei dovuto ucciderti allora. Di cosa sta parlando? Ercole, una volta per tutte, cos'è successo tra voi? Andiamo a prendere!
ve l'ha detto? Io sono l'uomo che ha cambiato la sua vita. Lui mi ha rubato Megara. Mi ha portato via il mio unico amore. Io la amavo. Ma lei non ti ha mai amato. Io l'ho salvata da te e dai tuoi abusi. La trattavi come una schiava. Quest'uomo mi ha spezzato il cuore, ha fatto di me uno sciocco. Sangue degli dèi. Era imbattibile, non era giusto. Hai fatto quello che era in tuo potere per rovinarci. Non solo, Ercole. Ti chiedi mai che ti è successo quella notte? Ti chiedi mai perché hai ucciso la tua famiglia? Un sacerdote della dea Hera mi dette un veleno. Non abbastanza forte da ucciderti, ma abbastanza da farti impazzire. Volevo che provasse disgusto per te, che dimenticasse il suo amore. Tu hai sparso il sangue di Megara e dei tuoi bambini. È così che si comporta un semidio? Un figlio di Zeus! Io ti ucciderò! Non l'ho uccisa io. Sei stato tu. Tu non sei un dio! Ora vedrai il vero potere del veleno! Apritegli la bocca! Rilasciate i prigionieri! Ed ora assisteremo ad un vero torneo! Che cosa gli hai fatto? Ercole! Riesci a sentirmi? Mi troverai un'arma se fossi in voi! Guardami! Sono io! Ario! Sono io! Sono io! Ho paura che andrà a finire male! Ercole! Non farti sopraffare dal veleno! Andrà sicuramente a finire male! Pagherai anche per questo. Ti prego! Ercole, ti prego! No! Cosa hai fatto? Quando li avrà uccisi tutti, invia un plotone di soldati a uccidere Ercole. Sì, signore. Non sei stato tu, è stato Nikos ad avvelenarti! No! Ario! No!
fatto bene. Ti uccido! Ercole! Prova con me! No! No! Ercole! Sono Ariano! Sono tuo amico! No! Ho bisogno di te, Ercole! Andiamo a uccidere Nikos! Sì, facciamolo! Sì. Andiamo! Sì! Andiamo! Sì! Nikos! Se sei un uomo, vieni qui e affrontami una volta per tutte! Cos'altro ti resta? Ho la tua regina! Le taglierò la gola da una parte all'altra. Armi a terra! Fa entrare gli altri soldati. Sì. Soldati! E va bene, Nikos. Giocheremo al tuo gioco. Sei pronto a morire? Ce l'abbiamo fatta! Stiamo vincendo! Ottimo lavoro, cugino! In posizione! In posizione! Sì! Non attaccate! Il tuo tempo è scaduto, Nikos! Ora sei in minoranza! Ti fai scudo con lei come un codardo! All'attacco! No!
Affrontami una volta per tutte. O hai troppa paura? La tua arroganza non ti salverà la vita. Fine molto spiacevole per il tuo amato. Perseveranza mi sorprende, Ario. Fai combattere le tue battaglie a Ercole e capeggiare la rivolta a tuo cugino. Davvero ammirevole. Il popolo ha deciso. Non ti vuole come guida. Preferiscono morire piuttosto. E allora che muoiano. Oh!
Io non sono un dio! Brutta ferita, amico mio. Dovrei lasciarti morire dissanguato. Il gioco è finito. È tutto finito. Basta, è finita, amore mio. Popolo di Enos, siete rimasti fedeli a me e alla vostra città. Avete lottato per mantenere la pace e la libertà. E vi assicuro che Enos sarà libera e in pace finché io sarò regina. E ora alziamo i calici all'uomo che lo ha reso possibile. Un uomo di cui tutti conosciamo il nome. Ercole! 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 Vorrei che restassi qui ad Enos.
e diventassi generale del nuovo esercito. Quello che tu mi chiedi mi onora. Ma non posso. Perché no? Vorrei costruirmi un futuro tutto mio. Vorrei quello che tu hai con Teodora. Una vita. Una donna capisce, non sempre gli uomini ci riescono. Io lo capisco. Voglio ringraziarti. E ricordo che sono tuo debito. Sono io che devo ringraziarti. Tutta la tua amicizia a salvare me. Wow.